Ciao ragazze, oggi altro video veloce per farvi vedere gli acquisti che ho fatto da Lidl. Mi serviva qualche prodotto, quindi ho fatto così una scappata veloce e ho visto qualche novità che vi faccio vedere. Allora, innanzitutto mi serviva questi detergenti intimi che sapete che utilizzo sempre, che mi piacciono, e tra l'altro hanno rifatto il pack. Molto molto carino, infatti non li avevo notati subito e ho ripreso questo alla calendula e all'aloe e il classico menta e malva. Quindi questi due sono prodotti super approvati, con la quale mi trovo bene e costano poco. Poi ho trovato questo qui di Nivea al 99% di ingredienti naturali, un classico gel detergente da 140 ml. Sono molto curiosa di provarlo. Qui dice che è un detergente che rinfresca la pelle per pelli normali e da pelli normali a pelli grasse, quindi dovrebbe andare bene per la mia tipologia perché io ho la pelle grassa. È piccolino, però molto curiosa di provarlo. Poi ho trovato questa nuova linea, che è la linea antiossidante con acido ialuronico e aloe vera. Questa è sempre della linea CN, la linea biologica, ed è un trattamento per la pelle in fialette. Allora, vediamo cosa dice. Allora, è un trattamento viso concentrato con acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare. L'acido ialuronico a basso pe peso molecolare agisce dall'interno, attirando molecole d'acqua che, aumentando di volume, aiutano a distendere la pelle e contrastare le rughe, mentre quella ad alto peso molecolare agisce sulla superficie della pelle formando uno strato protettivo che contrasta la perdita d'acqua transepidermica. La pelle appare idratata, elastica e bella. Questa, se non sbaglio, devo averla pagata 3,99. Credevo ci fossero più fialette, invece ce ne sono solo 4. Sono queste qui. Comunque sono molto molto curiosa di provarla. Ma forse sotto ce ne sono altre? No, credo di no. Comunque sono queste qui. No, parla infatti di 4 fialette per 3 ml. Va bene. E le metterò in utilizzo. E poi, sempre abbinata alla stessa linea, c'era anche la crema. E ho voluto prendere così un contorno occhi, sempre antiossidante, sempre con acido ialuronico, e questo qui con tubetto in plastica riciclata. Anche questo sono molto molto, questo addirittura olio di macadamia. Comunque da provare. Questo, se non sbaglio, costava 2,99. E poi in realtà questi li avevo presi un po' di tempo fa, però ho visto che c'erano ancora da Lidl, quindi ve li faccio vedere. Io avevo preso tempo fa questo prodotto, che sono delle ampolle all'acido ialuronico, che le sto utilizzando praticamente dopo il tonico. Mi resta solo una fialetta e mi trovo bene. Io comunque utilizzo spesso prodotti all'acido ialuronico dopo il tonico e prima della crema viso, e tra l'altro avevo anche preso questo siero sempre all'acido ialuronico. Ve lo apro così ve lo faccio vedere. Questo qui che andrò ad utilizzare non appena finisco le ampolle. Carina anche la bottiglietta in vetro. Sono prodotti economici, però comunque fatti bene. Poi vi faccio anche vedere un altro prodotto che ho comprato un po' di tempo fa, e che è questo siero alla vitamina, sempre di Sien, con arancia, dice, e estratti di acerola. Allora, praticamente è un siero che va shakerato e applicato su viso, collo e décolleté, e devo dire la verità, mi piace moltissimo, perché lascia la pelle veramente glow.
quindi proprio il nome è azzeccatissimo e ve lo straconsiglio. Linci, se non sbaglio, io comunque l'avevo preso perché ad una rapida occhiata Linci non mi era sembrato male. E comunque, se lo trovate, prendetelo perché è fantastico. Cioè, questo vi fa la pelle luminosissima, ma non quel luminoso comunque effetto pala da discoteca, un luminoso naturale. E quindi mi piace tanto, io mi ci trovo bene pur avendo la pelle grassa, non lo trovo assai per nulla pesante, anzi è come se state applicando fondamentalmente un'acqua termale, ecco, però è un siero. Poi, ultimo prodotto che vi faccio vedere, che ho comprato, è questo qui di Neutro Roberts, che è praticamente è un deodorante col 98% di ingredienti naturali, senza sali d'alluminio e quindi zero gas, zero sali. Profumo classico, c'era anche allo zenzero il bergamotto, però non amo lo zenzero, quindi ho preso questa profumazione classica. Speriamo di trovarmi bene con questo prodotto. E niente, quindi questi erano i miei acquisti. Spero di avervi tenuto compagnia con questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!